In esclusiva per SBS Australia, Patty Dread Cooper intervista Filippo Galli, responsabile del settore giovanile del Milan. Buonasera Filippo. Buonasera. Ben trovato. Grazie. Che cosa rappresenta questo tuo ruolo nel Milan? Beh, un ruolo importante, forse la chiusura di un ciclo, se vogliamo, perché io sin da piccolo sono sempre stato tifoso del Milan. Poi ho avuto la fortuna di entrare nel settore giovanile del Milan, giocare nei ragazzi del Milan, nelle squadre giovanili del Milan e successivamente giocare nella prima squadra. E quando ho smesso di giocare a calcio, attorno all'età di 40 anni e mezzo, sono passato nello staff degli allenatori del settore giovanile del Milan. Ho fatto anche un passaggio come assistente allenatore di Carlo Ancelotti presso la prima squadra e questa è che va a iniziare la terza stagione come responsabile del settore giovanile. Quindi direi che sono passato da giocatore ad allenatore a dirigente ora della squadra del cuore. Direi un percorso che mi ha pagato moltissimo, però è chiaro che si deve sempre guardare avanti e quindi si guarda sempre verso nuove mete. Innanzitutto voglio far bene questo tipo di lavoro, che è un lavoro molto difficile quando si lavora sui giovani, appunto, e bisogna avere grande attenzione e grande sensibilità. È rimasto produttivo per te essere rimasto tanto tempo con questa squadra, sempre con questa squadra, oppure sarebbe stato più magari sarebbe stato diverso, sarebbe stato più produttivo un'altra squadra o magari cambiare? Ma io credo che sia importante questo mio senso di appartenenza con il Milan, anche perché mi fa conoscere molto bene nei dettagli quelle che sono così le dinamiche all'interno della nostra società, del nostro club. Conosco molto bene il nostro amministratore delegato, il dottor Gagliani, ovviamente conosco molto bene la proprietà, il dottor Berlusconi, il cavalier Berlusconi, e poi conosco molte delle persone, appunto, che stanno lavorando a livello dirigenziale con la prima squadra. Quindi ovviamente in un settore giovanile come quello del Milan ci vuole una grande attenzione e ci vuole una grande connessione tra, appunto, i giovani e quella che è la prima squadra. E questa mia conoscenza dall'interno di tutte le persone che vi lavorano mi aiuta senza dubbio a svolgere il mio lavoro al meglio, comunque cercare di svolgerlo nel miglior modo possibile. Abbiamo parlato del Milan del passato, per te qual è il Milan del futuro? Beh, il Milan del futuro, direi che la società si è mossa molto bene l'anno scorso sul mercato, prendendo giocatori importanti non solo nel mercato di luglio ma anche in quello di gennaio, e soprattutto ha scelto un allenatore, Massimiliano Allegri, che ha saputo dare nuovo slancio al Milan, ha saputo dare un gioco più brillante, a dare motivazioni nuove ai giocatori importanti che c'erano in questo gruppo, ed è riuscito a vincere un campionato, cosa che non capitava a Milan ormai da troppi anni. Quindi si ritorna protagonisti in Italia e si vuole, credo, tornare protagonisti anche in Europa, cercando di arrivare di tornare a vincere la Champions League che il Milan tanto desidera, perché insomma il palcoscenico del Milan deve essere quello non solo nazionale ma internazionale. Per te cosa rende una squadra vincente? Beh, innanzitutto la cultura del lavoro. Io credo che il famoso Milan di Sacchi degli anni di fine anni 80 e dei primi anni 90, poi quando Sacchi venne sostituito da Capello, la forza di quel Milan era la cultura del lavoro dei giocatori e del gruppo di giocatori, soprattutto italiani. Si parla spesso dei tre olandesi, si parla spesso dei tanti stranieri che c'erano, che si sono susseguiti in quel periodo, però direi che lo zoccolo duro era formato da giocatori italiani. Parlo di Baresi, di Donadoni, Tassotti, Maldini, insomma tutti che avevano una cultura del lavoro straordinaria. E quando hai cultura del lavoro, hai passione e hai talento, io credo che queste siano elementi che ti permettono di raggiungere il top nelle prestazioni, e soprattutto, una parte importante naturalmente lo ha fatto la società con un'organizzazione direi capillare, simile a un'organizzazione delle grandi aziende, quella che ha portato appunto il presidente Berlusconi, portando quelli che sono poi
i crismi di una vera e propria azienda qual è Fininvest. Qual è il giocatore, il tuo collega, che ricordi con maggior affetto? Beh, sono tanti davvero, forse se devo fare due nomi direi Tassotti e Donadoni. Tassotti attualmente è ancora parte dello staff della prima squadra del Milan, Donadoni invece sta facendo un'ottima carriera come allenatore, ha allenato il Cagliari la scorsa stagione e lo allenerà anche la prossima. Direi che sono i due giocatori, uomini con cui sono rimasto legato, ma direi un po' tutti gli altri, forse anche per via del mio carattere che è abbastanza socievole e quindi riesco ad andare d'accordo un po' con tutti. Allora, non hai un allenatore o un tuo collega giocatore con il quale ti sei particolarmente appiccicato o comunque con cui hai avuto dei problemi? No, con qualcuno sì, perché comunque io sono diplomatico come persona, però sono anche allo stesso tempo sono molto passionale, quindi arrivo magari, sono arrivato allo scontro anche. Però fisico? Poi, no, fisico no, però magari qualche, come dite, argument c'è stato. Però poi, ecco, io credo che le persone intelligenti, come lo erano i miei compagni, come ho cercato di essere io, di comportarmi almeno in questo modo, abbiamo sempre risolto le cose con il confronto e parlandone. Quindi con il confronto dialettico? Sì, confronto dialettico, e ovviamente poi credo che sia giusto fare anche un passo indietro quando si riconoscono i propri errori, non? Credo che sia una dote che dimostri anche, se vogliamo, anche intelligenza, almeno non supponenza, non arroganza. Ecco. Qual è la critica che potresti muovere ai giocatori di oggi? Ma non lo so, si dice sempre che ormai non ci sono più le bandiere, che spesso si cambiano squadre perché si è allettati da offerte economiche, però rispetto agli anni passati, gli anni in cui giocavo io, è cambiato un po' tutto il sistema calcio e questo porta inevitabilmente al fatto che le bandiere spariscano, per cui non mi sento neanche tanto di criticare, perché non so come mi sarei comportato io in questa situazione, e come si sarebbero comportati allora i miei compagni, che si sono dimostrati invece attaccati come me ai colori rossoneri. C'è qualcosa che rimpiangi del tuo passato, qualcosa che non vorresti aver fatto o qualcosa che magari ti augureresti di aver fatto? No, rimpianti no, sicuramente mi è spiaciuto aver avuto tutta una serie di infortuni importanti, ho fatto 7 operazioni durante il corso della mia carriera, che non mi hanno permesso magari di essere protagonista fino in fondo in alcuni momenti di quel grande Milan, però devo dire di ritenermi soddisfatto di quello che sono riuscito a raggiungere, proprio perché non ho mai mollato, ho sempre voluto tornare, dimostrare prima che agli altri, a me stesso, che potevo tornare giocatore che tutti conoscevano anche nonostante questi infortuni, quindi assolutamente non ho rimpianti. E qualcosa che avrei voluto fare in maniera particolare, non lo so, io mi ritengo una persona fortunata perché aver giocato a calcio a questi livelli, aver avuto così tanti successi, aver potuto conoscere persone di uno spessore anche culturale, se vogliamo, davvero importante. Io con il Milan ho avuto la possibilità, ad esempio, di andare a conoscere Nelson Mandela quando venne liberato, quindi siamo andati nel suo ufficio a Johannesburg, per farle un esempio, se abbiamo conosciuto il Papa Giovanni Paolo II quando era agli inizi, insomma, credo che, e poi ho viaggiato, sono venuto 3 volte in Australia, anche se soltanto una volta con il Milan, abbiamo giocato delle amichevoli a Melbourne e a Sydney contro la nazionale australiana, però poi proprio perché mi ero innamorato del vostro paese sono tornato 2 volte, ho fatto un mese girando un po' tutta l'Australia. L'unica città che non ho visto, delle più importanti, è proprio la capitale, Canberra. Parliamo del Milan in Australia. Sì, ma io quando sono venuto con il Milan in Australia, ormai non ricordo più neanche quanti anni sono passati, però ripeto, è stata un'esperienza, fu proprio lo stesso anno in cui noi viaggiamo per andare a Johannesburg facendo una partita amichevole contro i Bafana Bafana, che era la nazionale sudafricana di calcio, e da lì ci spostammo poi in Australia. Beh, quello che mi colpì dell'Australia è
sono i grandi spazi, e allora era un calcio, il calcio con il soccer era insomma un po' agli albori, no? Adesso credo che si stia muovendo piano piano il movimento, arrivano un po' di esperienze anche, diciamo così, del mondo occidentale, se mi è consentito questo termine, e come in tutti i paesi in cui magari il calcio sta facendo fatica ad imporsi, è necessaria professionalità, è necessaria preparazione. Ecco, noi ad esempio in Australia, come Milan, abbiamo una scuola calcio a Sydney, che è gestita da, tra l'altro, il mio ex compagno proprio dei primi anni del Milan, quindi prima ancora che arrivasse la cosiddetta era Berlusconi, quindi dopo, prima ancora degli anni 87-88, ed è Andrea Icardi, e stiamo facendo un discreto lavoro. È chiaro che siamo molto distanti, no? Un giorno praticamente di aereo, però ecco, noi cerchiamo attraverso le nostre scuole di portare non solo il brand del Milan, ma portare una filosofia di gioco, ma anche di comportamento, soprattutto per quanto concerne i più giovani. Io ti sto intervistando a Cortina, dove c'è il Milan Camp, è appena finita una sessione di Milan Camp. Pensi che sia possibile organizzare Milan Camps anche in Australia? Ah, io credo di sì, è importante trovare quelli che sono cosiddetti gestori, che siano seri, che abbiano voglia di sposare la filosofia Milan e di appunto accettare un po' quelle che sono le condizioni del Milan, perché il Milan vuole, ripeto, fare calcio, ma vuole portare anche quello che so il suo stile, quindi attenzione agli aspetti educativi, soprattutto sui giovani, sui più piccoli, e quindi coniugare questi elementi. Dopodiché noi non ci poniamo confini, la nostra organizzazione è importante, però dobbiamo trovare dei partners altrettanto seri. Riguardo a questo, la costruzione del carattere in un giovane, quanto è importante per farne un campione? L'aspetto del carattere, l'aspetto mentale è fondamentale per un giovane. Pensi che noi al Milan adesso, quando scegliamo giovani 14enni, che è l'età in cui la nostra federazione ci permette di portare ragazzi che provengono da regioni diverse dalla nostra, quindi dalla Lombardia, all'interno del nostro residence, dove vivono appunto quasi 45 ragazzi, facciamo dei test anche psicologici, dei test comportamentali con uno psicologo, per capire anche, al di là dell'aspetto calcistico, dell'aspetto tecnico o tattico o atletico motorio, che condizioni vive il ragazzo, che problematiche può avere, e soprattutto poi, nel momento in cui decidiamo di prendere un ragazzo, lo seguiamo in maniera molto attenta. Da questo punto di vista abbiamo un rapporto con l'alta scuola di psicologia dell'Università Cattolica di Milano, e abbiamo tre tavoli di lavoro importanti. Uno appunto è il residence, dove vivono questi ragazzi, in cui ci sono sette tutors che fanno turnover, quindi si alternano per seguire questi ragazzi nelle loro dinamiche di rapporti, no? All'interno del residence li aiutano anche nei compiti, perché ovviamente loro vanno anche a scuola e devono seguire con i compiti. Un altro tavolo di lavoro è quello sui campi. I nostri allenatori sono accompagnati da degli psicologi, che appunto stilano comunque un report ogni 15 giorni, e poi facciamo formazioni sugli allenatori appunto con degli psicologi che ci vengono consigliati dall'Università Cattolica di Milano. In termini percentuali, quanti di questi diventano dei campioni? È difficile dare una percentuale, perché poi davvero, come diciamo noi in Italia, uno su mille ce la fa. E davvero il percorso è difficile, proprio perché al di là degli aspetti tecnici, come dicevo prima, ci sono gli aspetti mentali, psicologici, caratteriali, che vanno a incidere sullo sviluppo di una carriera. E in modo particolare al Milan, dove comunque arrivare in prima squadra vuol dire richiedere il massimo sotto ogni punto di vista, non è facile che questi ragazzi che crescono nel nostro settore giovanile arrivino alla prima squadra. Molti hanno bisogno di un percorso alternativo, quindi uscire magari andando in prestito presso altre società minori, giocare campionati di categorie inferiori, campionati di Serie B oppure campionato di Lega Pro, prima e seconda divisione, e poi attraverso, come dicevo, un percorso più lungo approdare nuovamente alla prima squadra. Perché oggi, dal punto di vista del settore giovanile, il nostro campionato primavera, che è il campionato d'eccellenza dei settori giovanili italiani,
ahimè, non è in grado di preparare un atleta e un giocatore al campionato italiano di Serie A. Quindi si gioca un anno, due anni presso in questo campionato, però poi è necessario, salvo qualche sporadica eccezione, appunto dover andare a fare esperienze in campionati diversi. Filippo, tu sembri un uomo sereno ed appagato. Il tuo sogno qual è? Beh, il mio sogno è quello di innanzitutto di portare all'eccellenza il nostro settore giovanile. Questa sarà la terza stagione che inizio con il mio gruppo di lavoro, con una grande disponibilità da parte della società, quindi del nostro amministratore Adriano Gagliani, che ha voluto fortemente rimettere al centro dell'attenzione il settore giovanile. Quindi il settore giovanile del Milan, appunto, da due stagioni ormai è tornato a essere un settore strategico. Vuoi un po' per le normative UEFA, vuoi un po' per il fair play finanziario, ma direi anche per una volontà della società, dei dirigenti e della proprietà di puntare nuovamente sui giovani. È chiaro che ci vorrà del tempo, perché, come dicevo prima, lavorare con i giovani ci vuole molto tempo. Però credo che abbiamo intrapreso la strada giusta e dateci tempo. Qual è il migliore augurio che ti potresti fare? Beh, che i ragazzi che stiamo allenando, che stiamo formando in questi anni, possano raggiungere la nostra prima squadra e un giorno potermi sedere a San Siro, magari con qualche cappello bianco, che ormai mi stanno arrivando oltre al fatto di perderli, ammirandoli sul terreno di San Siro. Filippo, ti ringrazio per il tuo tempo, grazie anche a nome di SPS. Thank you so much. Grazie a te, grazie a voi. Thank you.